mister, includendo anche la Coppa Italia, questa è la quarta vittoria consecutiva per la Portimonense, la quarta vittoria per il Tedesco in panchina. Forse la più sofferta, possiamo dire. Sì, indubbiamente, la più sofferta, perché comunque venire a giocare nel nostro campo, quello di del Pastore, è un campo molto grande, quindi anche se abbiamo lavorato una settimana per cercare di trovare le giuste distanze, potevamo in certo qualsiasi vedere difficoltà. Quindi sono stati bravi ragazzi, perché comunque hanno sofferto fino alla fine e sapevamo che avevamo di contro una squadra che non aveva nulla da perdere, e quindi fino all'ultimo abbiamo leggermente sofferto. Però se avessimo fatto il secondo gol, terzo gol, probabilmente la gestione della partita sarebbe stata diversa. Infatti forse l'unica pecca è stata quella di non aver chiuso la partita. Sì, perché comunque abbiamo creato le occasioni, comunque la squadra soprattutto primo tempo ha giocato, poi stranamente quando si è passati in vantaggio abbiamo avuto paura, siamo abbassati troppo, non giocavamo più con le punte, non c'erano più le giocate con i centrocampisti, quindi a quel punto abbiamo sofferto, ma soprattutto abbiamo dato altre tre palle gol e non siamo stati cattivi nel chiudere la partita. Questa è la scelta di questa formazione, con Severino in porta, Lander, una formazione diversa rispetto a quelle viste fino ad oggi, come mai? Perché io i ragazzi li alleno da martedì al sabato, quindi so le problematiche che possono esserci, so come si allenano, so chi ha qualche piccolo problema, so delle situazioni, delle caratteristiche anche degli avversari, so che comunque mettendo un ragazzo under in porta che comunque mi dà delle garanzie, posso sfruttare un giocatore di momento per mezzo al campo dove mi può dare tanto. Quindi sono delle valutazioni che io ho fatto in base sempre a quello che praticamente vedo durante la settimana. Non sono scriteriate, non sono scelerate, sono sempre occupate. E se in chiusura cosa vuole fare da grande questa partita chiesa? Ma noi dobbiamo essere umili alla base, perché dobbiamo navigare a vista, dobbiamo guardare di settimana in settimana. I ragazzi sono un gruppo molto molto giovane e quindi abbiamo tanta strada da poter fare, quindi c'è tanto da lavorare. Se stiamo appunto umili e lavoriamo di settimana in settimana, sicuramente possiamo fare delle cose importanti. Mister, una domanda da parte mia, Givaldiano 0 punti, la partita di oggi che cosa le fa capire? È una squadra che vale 0 punti o ne vale qualcosa? Ma io non so le problematiche che ci sono a Valdiano, sicuramente ha dei calciatori che comunque penso una maglia che guardiamo da diverso tempo, da diversi anni. Vederla a 0 punti, sicuramente visto il passato, mi rattrista un po'. Auguro migliori sorti, auguro che comunque voglio dire, questa squadra si possa riprendere, perché ripeto, ho lavorato 2 anni e ho lavorato con delle persone che mi hanno dato la possibilità di lavorare, delle persone importanti. Scusa,